buongiorno. Non sono neanche abituato a dire buongiorno. Quindi noi ce la facciamo con calma, anche se non è che abbiamo tutto sto tempo per la roba che abbiamo da fare. Secondo me non riusciamo a fare tutto, perché 12 ore sono, sembrano tante, ma sono 6 giochi da 2 ore. Intanto diamo un po' un buongiorno a tutti quanti. Voi dovreste ricordarmi di non bere troppo, perché io ho preso 6 bottiglie d'acqua, ma quelle me le finisco in mezz'ora, eh. Se non sto fermo con le mani, vado a pisciare ogni quarto d'ora, eh. Vogliamo partire? Allora, qua ho dei giochi, tra cui un Duolingo Horror. Lo sai se non so esattamente con cosa iniziare? Niente, tocca andare su Ned Flanders Kills the Simpsons. You must kill them all. Non c'è il full screen. They all must die. Oh, no. Ugly, ugly. Ah, vediamo se... C'è! Ma guarda quanto ho fatto bene, scusami. Trovo un'arma, ok. Ma guarda il giardino, oh madonna. Ma che paura, ragazzi, ma perché? Oh madonna santa, non me l'aspettavo così tanto violento, scusami. Ma anche Maggie? Se uccidiamo Maggie mi bannano il canale, amici. Beh, anche Lisa e Bart sono minorenni, effettivamente. Do I hear the sound of butting in? It's gotta be little Lisa Simpson. Springfield's answer to a question no one asked. Io mi sento in colpa tantissimo. Mi sento tantissimo. Perdonami, Lisa, è un horror mania. Ma ha fatto così. Oh, madonna, santa. Io pensavo fosse una roba funny. Hey, back off, man. Oh, okay, dude. I wouldn't want you to have a cow, man. Mom, Dad, help! Devo prendere l'accetta. Non c'è più? Posso prendere questo? My head. Questo è ancora peggio. Oh. Altro. Oh no, ma è inquietantissimo, è come se fosse un incubo, capito? Oh no, ci sono le altre armi qua. Vi riassumo, this house has people in it. Vediamo se lui magari è fuori. Eccolo lì, vai, Genshin Impact. Kill best friend. You're wide behind, won't save you this time. You ugly, hate-filled man. Io ho detto, boh, sarà una roba funny, una roba divertente, sai, il Flanders incazzato nero. E... attenzione! C'ha la pistola perché ha ucciso Mr. Lord! This is indeed a disturbing universe. È stato fighissimo. Io vorrei provare il Duolingo Horror. Io adesso voglio provarlo. Ecco qua. Doislingo si chiama. Fatto da Ibrahim Ozan. In 2 giorni per Scarvers 23. Attenzione. Oh merda, sono già le 3 del mattino. Mi sono dimenticato di fare le mie lezioni giornaliere di portoghese. Dovrei iniziare ora. Oh no, io non so niente. Batata. Sarà potato? Non lo so. Banana è universale. Allora direi potato. Era potato, vedi? Carro sarà macchina, carro. Ok. Lo sai cosa succede alle persone quando si dimenticano le lezioni? Se ne dimenticano completamente e non ricominciano ad imparare? No? Oppure, ehi, ma questa non è una domanda relativa al portoghese. Si dimenticano e non imparano più. Corretto, meno male. Perché pensi di non aver visto tuo padre oggi? Oh mamma mia, il cosino. Preparatevi ad un jumpscare che però vi sveglia. Io lo so perché questo uccellino ci apparirà in faccia. Allora, non lo so. Perché l'hai rapito? Oppure mio papà? Oh sì, è sparito da anni. È andato a prendere del latte e non è mai tornato. Io, perché l'hai rapito? Corretto. Oh no. Quante dita sono rimaste a tua mamma? 0. Meno di 5. Ma aspetta, quindi tu sei andato dal portoghese a informazioni generali sulla matematica. Sto cagando addosso. Meno di 5. Oh no. Mi hai guardato dietro di te durante questo periodo di tempo? Perché dovresti. C'è qualcosa dietro di me? Eccoci qui. No. Oh no. Che paura. Oh no. Era Pingu. Si è chiuso. Perfetto. Creato in 2 minuti, altro che 2 giorni.
Allora, c'è un gioco, si chiama I Forgot, però è con una rana, e quindi si chiama I Frogot. L'avete capito? Hey, ti sarai lì seduto al buio tutto il giorno? È un kiwi, sì. Porca puttana. Che sei stato? Santiago si chiama? Hey, go check out... Ah, era Santiago che mi parlava? Io pensavo fosse la TV. Ha detto che arrivava dal piano di sopra. Lo so cosa sembra, ma non sono effettivamente una rana. Sono un mago potentissimo. Il mio nome è Diego. Ma non mi ricordo come sono diventato una rana. Praticamente io... Frogot. Siccome ho bisogno di tornare nella mia forma umana, conosci qualcuno che abbia delle pozioni di trasformazione? Mi ricordo alcuni degli ingredienti vagamente. Per esempio, il primo ingrediente è qualcosa di dolce. Devi andare in giro per la casa e trovare gli ingredienti. Ho paura per Santiago. Più che altro mi chiedo perché Santiago parli. Allora, qui c'è un pezzo di torta. Ma sì, diamogli la torta, dai, più dolce di quello. Deve essere stato l'ingrediente corretto. Guarda, la mia magia sta tornando. Il prossimo ingrediente deve essere qualcosa di freddo. La foto della mia ex. Something cold. Candle. No. Ah, mi sa che ci sono più finali, amici. Allora, facciamolo giusto per ora. Perché mi sa che ci sono più finali. Mi sa che puoi mettere della roba sbagliata. Wow! Non mi aspettavo che fossi così obbediente. Sto cercando di fare la cosa giusta. Ottimo entusiasmo. Prossimo, mi serve qualcosa di elettronico. Prendiamo la televisione. Quella cosa era gigante. Ho bisogno di qualcosa di verde. No, dobbiamo prendere kiwi. Dobbiamo prendere Santiago. C'è una pera? Prendiamo la pera. Non lo voglio buttare, Santiago. Il nostro unico amico. Tutto quello di cui ho bisogno è un ultimo ingrediente. Portami qualcosa di affilato e sarà tutto finito. Questo qua vuole frogarmi. Bravo. Tiè, facciamo quello che vuole. Poi al massimo facciamo un'altra run. L'hai fatto troppo facile per me sta roba. Vuoi tenerti per la caduta? Sarebbe un peccato se la mia cena si rovinasse. Ecco qua, ci vuole mangiare. Sono carnivori, l'ha detto. La verità è, il gioco era truccato dall'inizio. Try again, 1 di 3. Ah, direttamente da qua, perfetto. Sei finalmente sveglio? Attenzione, provo dei déjà vu. Oh, veramente? Fico, non ti devo spiegare quindi di nuovo tutto. Allora, portiamogli le cose sbagliate adesso. Vediamo cosa succede. La foto della nostra ex, nel cestino, tra l'altro. Che cos'era? La persona con il freddo del cuore più forte che io abbia mai conosciuto. Non mi faccio domande, voglio solo andare avanti. Prossimo, ho bisogno di qualcosa di elettrico. Prendiamo la pianta che è proprio sbagliata. Hey, che t'ho detto di far casino con la pozione? Go fetch me something green. C'era una roba non verde, vero? L'arancia. Ecco qua. Quanto è difficile seguire le istruzioni. Dov'è finito il tasto exit? Tutto quello di cui bisogno è un ultimo ingrediente. Ma è sparito il tasto exit? Non c'è il tasto exit. Oh madonna. Senti. Oh no, sono trasformato in una rana anch'io. Devi aver fatto casino con la pozione da qualche parte e ti sei trasformato in una rana. Perché non hai seguito le mie istruzioni? I forgot. Bravo. Adesso dobbiamo capire come fare il terzo finale. Ho zero memoria di quello che è successo e zero idea di come fixarlo. Mi aiuti? No. Fammelo riprovare. Mi aiuti? Don't trust the frog, c'è scritto! Il mago frogest, va bene. Andiamo a parlare con Santiago. Secondo me il terzo è il true ending. C'è una rana in casa nostra? Ha detto frog out? Sarebbe molto triste se uno sviluppatore sviluppasse un videogioco soltanto perché ha pensato alla battuta. C'è un ordine preciso per avere l'altro finale. Ah, immaginavo. Qual è l'ordine? Portiamo il computer. Un intero PC per me? Con una 4080, niente meno. Deve essere così costoso. More of a console guy. Sono più un tipo da console. You, tu sei uno di quelli. buttiamo Santiago. Povero Santiaghino. No, Santiaghino, non mi guardare così. Hai appena buttato il tuo animale dentro il mio calderone? Era verde, no? Sei un bambino spaventoso, lo sai, sì? Ok, era candela. Quanto è difficile seguire le istruzioni. Tutto quello che mi serve è un ultimo ingrediente. Qualcosa di sharp, ok. Non ti preoccupare del perché. È per la pozione. Portamelo e sarà tutto finito. Minchia. Oh, ma che figo. Quindi la rana ci ha bloccati nella simulazione, probabilmente. Non è una fetta di pane. È tipo letteralmente una pozione. Guarda. Mettiamolo.
Ehi, hai rovinato la pozione. Ti faccio vedere cosa succede a quelli che cercano di fuggire. Here I come, perfetto. Che spellbook. Oh no. Allora, intanto prendiamo la sega che era nel garage, più il mestolo in cucina. Qua c'è il bagno. Dove cazzo era la... Ma sono stupido. Io pensavo che il mio cervello ha detto: la sega l'hai vista, era nel garage. Era nel gioco dei Simpson. Sono stupido in culo. Vedi, c'è la sega, però non c'è nessun altro oggetto da prendere ora come ora. Quello è il problema. Eccola. Abbiamo trovato la... Funzionato? Non so. Allora, quindi lui ha aperto la porta con la chiave ed è, ha chiuso la porta ed è riuscito a uscire dalla realtà. Ok, quindi siamo salvati. Ok. Cazzarola, una virgola meglio questa cinematica. Comunque è un gran gioco. Niente di nuovo anche qua, purtroppo. C'è sempre quel problema là che è la doppia realtà. Quello che stai guardando in realtà è una simulazione. Allora, adesso dobbiamo decidere cosa fare, perché abbiamo un gioco. Erebos Heaven. Alcune interazioni potrebbero alterare alcuni eventi. Ok. Che Dio ci aiuti. Lo so che non parlo molto, ma per favore, salvaci. Hai risposto alle mie preghiere? Questo è il santuario? Anyone? Ok, è tutto vuoto. Non c'è nessun altro qui. Perché solo io? Why only me? Perché solo io? Devo controllare la TV. Magari c'è qualche notizia. Dio, lo stai vedendo? Le braccia stanno uscendo dal cielo. Stanno andando tutto a puttana. I militari hanno creato delle safe zone vicino all'area 995. La mia faccia si sta gonfiando. Aiutami di... Hello? Oh mamma mia, pensavo... Oh, senti... Senti i passi. No, ha fatto dei giochi di ombre che sono assolutamente fuori di testa. Ma non in faccia. Sì, mi sto un po' cagando addosso. La scena di Selvaggi. Scusate, posso cagarmi addosso? Il problema è che qua è... Si è chiusa la porta della camera. Io sto sentendo dei suoni... Bambino di merda. Non ci sono tuo papà e tua mamma. Che paura. Perché non li aspettiamo qua? Dovrebbero arrivare presto, vero? Non me l'aspettavo. No, è sta... No, io non mi aspettavo. Cioè, com'è possibile che tutti i giochi belli li ho tenuti per sbaglio nella 12 ore? Si sta aggiungendo roba. E qua manca una porta. Benissimo. Stanno iniziando a cambiare le cose. Oh no, è qui. Vai a casa, non hai gli occhi. Che guardi la TV a fare? Hey, buddy, hai fame? Posso farti una cosa di cereali? Madonna. Ok. Questi skip temporali sono molto interessanti per la trama, eh. Serve il latte? Serve il latte nel frigo. Ma il bambino pale... Non vedo niente. Hey kid! Maybe if I look to the ground I can find my way around this house. Oh madonna, raga. Perché se guardiamo dritto non si vede niente. Benissimo. Come capisce l'horror sto ragazzo che fa i giochi, guarda. What did this kid do? Che paura. Merda, puttana. Cioè, mi sto veramente... C'è qualcosa che sta salendo le scale con me. Hey, what are you doing? Oh madonna, santo. No. Porca troia. Devo cercare più persone. Ne servono di più. Devo andare a fare del cibo. Frutta, un barattolo e... Cioè, qualcuno sta facendo la doccia. E devo andare a trovare un barattolo di cibo, degli snack e la frutta. E no, something to drink, aveva detto. Ok. E la frutta. Eccola qua. Porca troia. Devo andare a cercare gli altri. Lo so. Vado anche a cercare tuo papà e tua mamma, ok? Non ti preoccupare. Torno prima di notte. Adesso si corre. I'll be back. Tornerò. E siamo tornati molto più bassi di prima. Che succede? Non c'è più l'audio. Ma che su, che c'è il portagno? Tutti insieme. No, ragazzi, io non so neanche dove cazzo devo guardare. Questa è la versione di Peter Griffin Horror. Oh, alone, you and me. Eh sì. Friend.
Come upstairs. Ma guarda, c'è la ruota della fortuna. Io quasi quasi starei... Amico mio, dove sei? È una tortura. Veramente sto morendo di infarto, ragazzi, perché per quanto sia artisticamente bellissimo, ha anche i jumpscare. E i jumpscare così, in silenzio, sono proprio... Capì? Manca solo... Eccolo qua. Eccolo qui, è arrivato. C'è qualcosa che si sta... Oh, you madonna, like, è veramente analog horror. I want to play. Eccoci qua. Eccoci qui. Vuoi giocare al nascondino? You hide. I seek first. Sai che secondo me stiamo vivendo quello che sta succedendo, ma in una realtà alternativa? Se è sotto il letto con noi, piango, ve lo dico. Potrei piangere. Che puttana. Grazie. Oh, you did good, friend. I hide, you seek me now. Ragazzi, ragazzi, oggi non ne usciamo vivi. Ma fighissimo, c'è il nostro riflesso nel... Siamo il bambino. Siamo veramente il bambino. Gli ho visto glitchare. Oh no, adesso siamo l'adulto. Mi cagherei addosso anche durante... Bimbo, tutto bene? Oh mamma mia, c'è qualcosa dietro di lui. Allontanati dalla porta, bimbo. L'ha preso, niente. No, leave him alone. Che cazzo l'ha portato? In stop motion. Dove l'hai portato in stop motion? Guarda che si muove tutto a scatti. Kid, where are you? God, I ain't losing him too. Please, this is there. Help me save him. Give me faith. Sta veramente parlando a Dio. Dammi la fede, aiutami se sei là fuori. Quindi lui è intrappolato da questo... Come prima, praticamente. Il tuo Dio inventato non esiste. Io esisto. Oh, madonna. Bisognerebbe vedere il prossimo, perché ne è uscito soltanto uno e la demo di un altro. Niente, tocca aspettarli. Tocca aspettarli. Che dobbiamo fare? Va bene. Allora, abbiamo una mezz'oretta Sunray OS, perché è un sistema operativo. Hello, sono Zappi, il tuo nuovo amico digitale. Sono qui per guidarti nella configurazione del tuo nuovo sistema operativo. Prima di tutto, dimmi il tuo nome. Oh no. Che nome incredibile. Ora dimmi la tua data di nascita. Non è che mi prende i dati e poi mi fa casino. Zappi è un topo, palesemente un topo. Ma tra l'altro sta sopra in... Ma sta in piedi su di me. Ma bellissimo che sta qua. Quanto perfetto per la webcam. Scusami. Oh, a senior. Devo chiamare l'infermiera? No. Ora la parte... Mi scappa la pipì effettivamente. Ora la parte noiosa. Firma il contratto così possiamo andare al prossimo passaggio. Cosa? Perché è vuoto? Non importa, tanto era completamente inutile. No, ragazzi. Benissimo, grazie. Abbiamo quasi finito. Ora senti a questa clip per testare il tuo audio. Sì, veramente Windows 98. Il tuo audio sembra funzionare bene. Ma che ne sai? Te lo devo dire io. Un ultimo passo. Scegli la tua immagine di profilo. Oh, sono create con l'intelligenza artificiale. Ok, prendo lui. Goditi il tuo nuovo sistema operativo. Karim, stiamo finalizzando la tua installazione. No, è andato giù. È andato giù. Oh no, è di nuovo, è 98xx di nuovo. Oh no. Browser Sail Harbor The Horizon Journal. Ok, possiamo chiudere qui. Programma per chattare. No, è RatChat per chattare. Ciao, sono Zippy, il tuo nuovo amico di intelligenza artificiale. Sentiti libero di chiedermi qualsiasi cosa. Spero che le nostre interazioni siano incredibili. Va bene. Apriamo Dialogical di J4Z3. Var, sei lì? Ti sto cercando da un sacco di tempo. Perché hai cambiato il tuo nome? Per favore. Ah, questo Dialogical è tipo MSN. Scusami, ma chi sei? Come mi hai trovato? Io non conosco nessun Var. Ho appena
appena comprato questo computer. Cosa, non sei VAR? Sei sulla sua linea, hai comprato questo PC da lui? No, non so da chi l'ho comprato, era un tizio online. Com'è possibile che io sia sulla sua linea? Il suo hard disk è stato formattato. Scusami se ti ho disturbato, mi sono eccitato a pensare che il mio amico fosse tornato. Mi dispiace sapere del tuo amico, ma sfortunatamente non ho informazioni su di lui. Magari se mi dai qualche informazione in più ti posso aiutare. All'improvviso, dal nulla, non ho più sentito notizie da lui. Ho cercato il suo nome online, ma non ho trovato nessuna traccia. È come se fosse sparito nell'aria, proprio così è andato perduto. La prima logica cosa da fare è capire chi ti ha venduto il PC, giustamente. Sì, penso di poterti aiutare. Dammi un minuto per andare al mio Sale Harbor page e contattare il venditore. Microll, eccolo qua. Come ti ricordi, ho recentemente comprato un computer, era dell'amico, eccetera, eccetera. Insomma, ha riassunto al venditore. Certo, mi ricordo di te. Assolutamente non sono VAR e non conosco nessuno con quel nome. Tutto quello che so è che il PC che ti ho venduto era appartenuto a mio padre. Apparentemente mio padre l'ha preso da un mercatino dell'usato e ha detto che il proprietario voleva liberarsene perché era il computer del figlio deceduto. Ho chiesto a mio padre di cercare qualche documento durante la vendita, i documenti per il mercatino dell'usato, e ho trovato il nome del venditore. Si chiama Ryan e ha un sito per il suo business. Eccolo, Junk Trunk Ryan. Siamo aperti tutti i giorni. C'è un numero di telefono. Chiama per riservare uno spazio gratuito. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Please record your message. Che bello, ma è un'indagine completa, eh? Molto figo. Se vuoi, puoi scaricare e installare un recovery tool da un sito che ti permette di vedere se c'è qualcosa di recuperabile. Ah, eccolo qua. Cautela. Procedere nella debug mode potrebbe esporre il tuo sistema operativo a potenziali software maligni. Vuoi procedere? Come no? Era un occhio? Ho visto un occhio gigante. Eccolo l'app.txt. Benvenuto nella debug mode. Questa modalità ti garantisce i privilegi di amministratore. Ogni cambio che fai nella debug mode impatterà gli utenti regolari del computer. Quindi se installi qualcosa qua potresti trovarlo nelle account di altre persone. Ok. Cos'è? Erba finta? Cosa sta caricando? L'app è stata installata con successo. Perfetto. Oh, l'ha installato. Non tutti i file sono stati recuperati. Un video e delle istruzioni. Istruzioni. Oh, madonna. Non mi sento safe. Non posso scrivere, parlare, guardare, ascoltare o fare qualsiasi cosa senza essere osservato da qualcuno o da qualcosa. Anche ora sento quegli occhi su di me, come se stessero cercando di aspettare di catturarmi nell'oscurità. Ok. Sono... qui, secret. Qualcuno ha filmato il sito del mercatino dell'usato e ha zoomato su questa cosa gialla qui. Usi Illumina? Che puttana merda di paura. Limmialo. Benissimo. Ce l'abbiamo noi? Abbiamo lui? Questo... vedi che era un virus, era veramente un virus quel hard disk recovery. Adesso? End of demo, no! Ma dai, mi stava piacendo un botto! Va bene, si riprende. E io direi di iniziare con Raphael Radio Capital. Musica di gran classe. Allora, il gioco di Raphael è un gioco di caccia. Si chiama Deer, è uscito da un mesetto. Però, da quanto tempo... Raphael, un po' mi sei mancato, lo posso dire, Raphael. Quanto siamo alti a sto giro? È tutto molto bassissimo. Scusate, vedo della grafica e dell'arredo vero? Raphael, è da un po' che non ci sentiamo, ma a me sembra tutto molto migliorato, eh? Ah, giusto, adesso... oh no, andiamo a vedere cosa dobbiamo fare. Mi ero dimenticato dei trigger di Raphael. Però che bello, col tutto il tuo appezzamento di terreno, la panchina. Un cervo vicino al lago. La mia occasione per prendere la carne. Ma dove l'hai visto? Io non vedo niente, Raphael. Vabbè, vado a prendere il fucile, l'ha detto. Ecco qua. I need to attach the scope. Dov'è il mirino? L'abbiamo visto? Da so... sì! Vabbè, quell'olografico ha messo, ma senti! Proprio così si vede, va bene. Cazzo, l'olografico di Black Ops 2 ha messo, che ne... ma poi dov'è? Dove l'hai visto? Ottimo colpo, ma non credo di averlo ucciso. Però l'ho ferito, non ho visto niente. Ah, ok. Oh no. Merda, stava prendendo cura dei bambini. Dei bambini, dei... children, ha detto. La caccia di notte è veramente... si è suicidato. Finito. Bom. Questo è l'horror della vita. Vedi che adesso l'ha preso col mirino? Perché prima non l'era preso col mirino? Guarda quanto stona anche solo visivamente il mirino sopra quel fucile. Sono molto affamato.
era già accesa da ieri. Purtroppo Rafael c'ha sto problema che non sa bene come funzionino le cose nel mondo, vero? C'era qualcosa dietro. Merda, mi sa che sto impazzendo. Scusami. Si scemo, che paura. La sveglia antica che fa il suono di quella digitale? No, mamma. Magari è una di quelle robe tipo di mail, sai, quelle che ti creano. Devo trovare una moglie. La solitudine mi sta facendo uscire. Ma... E dove la troviamo la moglie? Che trigger devo far partire per far partire la moglie, la cosa della moglie? Dove... C'è la polizia. Salve. Buongiorno, Sam. Sfortunatamente ti porto cattive notizie. Abbiamo ricevuto delle segnalazioni di colpi di pistola. Lo sai che non puoi cacciare animali questo periodo dell'anno. Ma di nuovo sta roba. Stavo sparando alle bottiglie. Mi stavo un po' impratichendo. Mi dispiace, amico mio. Ti devo portare in prigione. Merda, ma veramente? Mi arresti? Sto soltanto seguendo gli ordini, Sam. Prendi dei vestiti e andiamo. E niente, tocca ammazzarlo. Non ha solo l'eyeliner, ha l'eyeliner molto pesante anche. E anche le ciglia molto folte, un po' come le mie. Io sono un cerbiatto se mi vedi da vicino. Mi dispiace, Steve, non posso essere arrestato. 36 in oscope contro Steve. E butta la macchina in acqua, certo. Devo sotterrare il corpo. Ecco, ma dobbiamo cercare una palla. Io non vedo nulla, Rafael, per favore, eh. Eccola qui. Eccoci qua. Ma perché qui sopra il corpo? Scusa, noi dalla casa abbiamo sparato alla macchina che era lì. Perché il corpo è qua? Dove vuoi che lo seppellisca, Rafael? Ma santo cielo. Sono stanco, devo andare a dormire. Perfetto. Ecco qua. Che è? Una trombetta. La vuzzela. Io me lo immagino, Rafael. Ok, questo andava bene. Devo andare in città a comprare dei drink. 7 ore dopo. Dove sei andato? A Bari. Dove sei andato a comprare sta roba? No. Cazzo di macchina. Meno male che sono vicino a casa. Si apriva dall'esterno la... Si apriva dall'esterno. Quindi niente, dobbiamo correre dall'altra parte del porticato. A parte che se voi adesso che ripartiamo con questa scena, immaginatevi una signora che sta sbattendo con il battitappeti un tappeto ma di alluminio. Vai, 3, 2, 1, immaginatevela, eh. Cosa devo fare? Era super duro. Io vi ricordo che la passione per gli horror e gli horror man è nata anche grazie a questo. Ma mi ha ucciso attraverso la puttana. Mato. What the fuck is happening to me? Ce lo stiamo chiedendo tutti, Rafael. Che succede prima? Oh no, è un cavallo di Troia. Non è finito così. Non è finito così, Rafael. Non è la cinematic finale, va bene? Cucina. Santo cielo, ma che... Ma sei un deficiente. Che succede? Le anime dei... Oh, madonna, ma... Rafael, ma che cazzo di audio hai trovato? Il devasto. Siamo caduti nel buco. Ok. Scemo, ma perché? A chi sta sparando cosa? No. Che cosa cazzo era? Ma perché? Cazzarola, che monnezza vera. Allora, adesso io vi devo fare un annuncio, in realtà. Però volevo aspettare ci fosse Luna. Vai, c'è un po' di musica. Ciao amici! Vi state divertendo? Come sta andando questa 12 ore? Ci sei? Sei pronto? È uscito il merch di Horror Mania! Sì! Finalmente! Ce la
la maglia di Horror Mania. E anche la tazza. Ci sono poche cose in realtà. La tazza bianca e nera con la scritta proprio classica, molto tranquilla, molto normale. La maglia, questo è tutto disegnato da Tarlo. Ci sono due versioni della maglia. Quella con la scritta grande, questa qua grande sul petto, senza niente dietro. Oppure questa piccola premium con la scritta piccola in alto a sinistra e l'immagine dietro. Di qua? Ok, con l'immagine dietro. Ma la mia cosa preferita in assoluto è questo cazzo di poster che ha fatto. È un poster 50x70. Ecco qua, aspetta, vi faccio vedere. Ecco qui, questo qua è il poster, che è bellissimo. Madò, il poster mi piace un botto. Ecco, questa è l'altra maglia. Questa qui è la maglia come questa, ma grande davanti con niente dietro. Sono io. Questa è quella premium, diciamo, che ha l'immagine davanti e l'immagine dietro. Molto bella anche l'immagine dietro. E poi la tazza, che c'è sia bianca che nera. Ecco qua, questo era l'annuncio. Probabilmente faremo aggiungere le XXL. Gli dirò cosa manca, perché non ho neanche notato ci mancassero le XXL. E bomba. Amici, vi lascio, divertitevi. Ciao. Sono molto contento di avervelo presentato, ma soprattutto per far vedere la roba figa che ha fatto Tarlo. Va bene, stoppiamo la musica e facciamo partire Iron Lung con i canguri, chiamato Steel Roamer su Steam. Nelle aride regioni dell'Australia sei stato rapito da un individuo matto che ha bisogno del tuo aiuto per recuperare il segnale della torre e documentare le anomalie intorno alla stazione abbandonata. Oh, Madonna santa. Prepariamoci. Allora, qua che cos'è questo volante, santo cielo? Ok. Ah, lui va, non posso andare in giro, va avanti e basta. Ok, ho capito. Ma è una lumaca gigante! Oh, sì, è vero, sembra... Mimma! Motion detected. Quanto tardi! Sta intelligente... Motion detected, mezz'ora fa! Motion detected. Quanti! Signal activation found. Lifeform detected. Lifeform detective, ha detto? Detected? Porca troia, lo sapevo. Ma era un topo rapper. Era un topo gigante, però con le catenazze e gli anelli. Ho visto male? Signal activation found. Bello. Ma cazzo, ma manco il finale. Ho perso la rap battle. Ok, poteva andare molto peggio. Io ora voglio giocare Simple Game. Non vi dico niente, lo facciamo partire. Il mio nome è Cibisi. Voglio cucinare una torta, quindi portami 5 mele. 4. Manca una mela. Non hai trovato tutte le mele. Guarda più vicino. Probabilmente l'ultima mela non c'è. Devi già indagare nell'occulto. Vai, proviamo. Ok, allora aspetta. Andiamo fuori. Forse è per quello che non te la fa trovare la quinta mela. Oh, Madonna santa. Si è distorto. Bastardo, non mi fa uscire, va bene. Pensi di essere il più intelligente qui? Oh, Madonna. Allora, abbiamo dei numeri qua dietro. 20-36. Perché lui non vuole che io mi allarghi troppo. Andiamo sul bordo, vediamo cosa vediamo. Lì c'è qualcosa palesemente. Tipo un castello, che cos'è? Sei scema! E adesso pulisci tutto tu. E voglio proprio vedere. Ma poi quante poche cose sono uscite? Che paura. Allora, zitti. Sono l'ordine delle stagioni. Sì. Sono l'ordine delle stagioni. Estate, primavera, autunno. Disabilitato muro 1. Potrebbe essere uno di questi muri. Il muro che ti resetta la run. Anche secondo me è quel muro lì. È questo. Vado. Oh no, ha messo il nome del computer. Che palle, lo devo cambiare. Abbiamo una password noi? Scrivi Apple? Sì, era molto più semplice del previsto. Giochi. Bunker e Simple Game. La verità. No help, no help, no help. Oh Madonna santa. Allora, proviamo i due giochi. Bunker. Mi è apparso un punto esclamativo per un attimo. Non ho letto perché ho premuto attraverso il muro. Aspetta un attimo. Per favore aiutaci con il mostro cattivo. Sono corso fuori dal nostro mondo e per sbaglio sono finito qui. Come noi. A Keep Town, vai.
Hello, io sono Akip, ma mia madre mi chiama Acchiappa Pep, lo chiama. Lo chiama Acchiappa Pep? Ok. Salve, io sono Akip, ma i miei amici mi chiamano per andare fuori. Sì, questa parte è enorme. Più che altro mi servirebbe vederlo un po' più zoomato all'indietro. È quello il problema. Hello? Dobbiamo salvare il nostro mondo da lui. Dobbiamo cambiare il codice di gioco in modo che non ci trovi più. E lui è lo sviluppatore, quindi. Non te lo permetterò. Oh no, lo sviluppatore ci sta scrivendo. Non permetterò che interferirai nel gioco. Sei imprigionato qui per sempre. Ricorda che tu puoi cancellare assolutamente tutto. Anche cose che non sapevi potessi cancellare. Vediamo come fai adesso con lo schermo rotto. Ragazzi, cosa cazzo è sto gioco? Siamo stati bloccati lì in modo che nessuno rivelasse i nostri segreti allo sviluppatore. No, i segreti dello sviluppatore. Ti installo uno dei suoi giochi sul tuo computer. C'è il nostro NPC che ti darà informazioni molto importanti. Oh madonna santa, Oliver. Ok, terza, seconda, quarta, prima. Quindi questa porta e questa porta si devono collegare insieme. E questo. Mamma mia, avevi ragione! Quindi l'1 è la Y. I 2 più 2, la G è 4. Ma porca troia. Lui dice 7, quindi andiamo a fare questo. G più quello. Il simbolo con questo qua è 8. Le gambine 2 più la T. Sarà questa perché 1 più 1 fa 2? Oh madonna, era veramente questo. Questo è matto in culo, comunque questi enigmi. Ce l'hai fatta. Hai raggiunto la fine. Aprimi la porta, Oliver, e uscirai per la libertà. Al conto di tre. Oh no, di nuovo i numeri. 1, 2, 3. Oh no, è diventato Stanley Parable. Per favore esci dall'uscita numero 1. E io non esco dalla porta numero 1. Non l'ho detto chiaramente. No, è veramente Stanley Parable. Non esco dalla porta numero 1, tiè. Non mi fa andare avanti, bastardo. Non funziona la W. Ecco qui. Ti è bastardo. Oh. Ma devo andarci di culo? Ho hackerato Door Game. No, basta. Pipì. Matthew, tu sei un biscottaro. Non mi fate ridere. Nessuno torna a casa sano se non finiamo il gioco. Dobbiamo salvare tutti gli NPC perché sono in mano allo sviluppatore. Chissà se è sempre la solita storia di lui che voleva salvare la figlia morta e ma non ce l'ha fatta. Eccolo qua. Cookie Par? No, perché io adesso voglio sapere la storia. Questo ha fatto anche i full motion video. Questo ha fatto di tutto. Sto sviluppatore è matto in culo. Vediamo se ci dà gli occhiali. Oh no, ma si è buggato tutto. Mi ha caricato in città il boss. Hai battuto Anticib, uno dei parti. Ma no, io volevo parlare. Ok, finalmente mi hai trovato. Non ti ho ancora fatto vedere la mia vera forma. Oddio, quante citazioni. Oh no. E che devo fare? Che devo fare? Si è buggato tutto, ragazzi. Si è buggato tutto. Non è possibile che finisce così. Dopo 5 ore. Telegram importantissimo, non mi dire. Il messaggio è: niente, mi è arrivata la pizza. E c'è la pizza. Cazzo, però no. Vabbè, meno male che salva. Ci arrendiamo, ma non per colpa nostra. Ragazzi, grazie mille per essere passati. Grazie mille per questa 12 ore incredibile. Un po' mi dispiace essermi bloccato in un gioco che poi non ci ha portato da nessuna parte. Praticamente quasi metà 12 ore è passata con un gioco solo. Un po' mi dispiace perché avevamo un sacco di roba da vedere. Però sono contento di tutti i giochi che abbiamo giocato, perché sono stati tutti incredibili, compreso Duolingo Horror. Ciao belli. Mua. È stato bellissimo. È stato bellissimo.